and now you're going to die. Ciao a tutti, siamo sempre qua su Terraria. Quest'oggi siamo qui con la seconda parte ufficiale di Minecraft di Terraria. Stavo per dire... Che cazzo, una stella cadente! L'avete vista? Proprio... Non so se è fortuna oppure no. Oh mio Dio, non ha ammazzato la guida. Non l'ha ammazzata la povera guida. Allora, quest'oggi volevo un po' cimentarmi nel costruire una casa, se ci riuscivo. Un'altra stella cadente! Non so se è una cosa rara davvero oppure no. Comunque. Io direi di fare... Oh mio Dio. Un'invasione di zombie. Non si può stare. Ecco. Uno è andato. E l'altro pure. Porca miseria, non è possibile. Allora, mio caro Garrett. Mio cara guida. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ok, io ho perso. Vi preannuncio che ho perso, è stato bello, no vabbò, ma che roba è? Ok, sono morto, molto bene, direi che è ottimo per cominciare un video in cui si muore. Comunque, sì, devo farmi un'armatura al più presto, per fortuna questo qua è proprio lo spawn. Ah, guardate, qui c'è proprio la lapide. Allora, quindi qua faremo la nostra casa. È impossibile fare la nostra casa. Abbiamo sti occhi indemoniati e non possiamo fare niente. Allora, dunque. Mi dite se esiste una modalità peaceful? Sto occhio di merda. Deve rompere le palle. Ok, già stai mettendo, quindi facciamo una lapide qua, così almeno muoio di nuovo qua. Che balle! Due volte morto per colpa di quel robo. Volevo mettermi subito, se ce la faccio, dai. Ok, facciamo questa mia primitiva casa. E se magari tu entri... Oddio. Mettiamo il banco da lavoro qua. Siamo sopra e facciamo una porta. Una porta. Eccola qua. La mettiamo proprio qua. Ok. Abbiamo una porta. Ci stanno ammazzando la guida. Chiudi. Ci ha rotto la porta. Bastardo. Rimane lì dentro te. Non far cazzate. Oddio, quello coso demoniaco mi dà troppo fastidio. No, rimani qua. Ma porca troia. Che guida. Che guida scema che ho proprio. Vieni qua. Vieni. Senti, vaffanculo guida, cioè non lo so io, vaffanculo Warret, mi hai veramente rotto le palle e non ti proteggo più, basta. Che balle. Allora, facciamo, io volevo fare qua il muro di pietra, se era possibile. Perché mi piace come materiale. Però non si può levare, non si può fare. Beh, comunque, facciamo una cosa, allora. Dai, tutto solo ce lo lasciamo, dai. Ah, facciamo una bella cosa. Non la facciamo qua, perché c'è già quella roba che rompe e non si può mettere a quanto pare il coso. Che palle, sti mob! Non so se è una modalità peaceful, cioè ditemelo, perché io almeno nei primi minuti di gameplay volevo metterla, cioè.
provato che non so niente. Allora, passiamo da qua. Perfetto. Allora, tu stai dentro, non mi romper la minchia. Stai dentro. Vaffanculo, ma perché devi romper così tanto? Che poi vorrei sapere quella stupida guida che serve. Ecco, sai cosa, vedete cosa serve? Per rompere a me, ecco. Perché ovviamente ci vuole sempre un qualcuno che rompa, no? Senti, vabbè. O è il tipo di guida che è stupido perché, boh. Guarda che tutti questi alberi, li voglio abbattere io. Vai, combatti. Dai, vieni, torna indietro. Torna indietro. Bravo. Che palle, madonna. Ma difenditi, porca troia. Dov'è la porta? Vieni qua. Vieni qua, perfetto. Come si mette qua adesso la porta? Ah, ci vuole ancora un blocchetto. Io ti lascio la porta aperta. Se vuoi entrare, sei ben accolto. Se non vuoi entrare, cazzi tuoi. Bene, abbiamo raggiunto questo accordo. Dai, entra, entra che ti rinchiudo a vita. Guarda, ho già creato anche la tua tomba qua, eh. Ti rinchiudo a vita. Oddio. Vuoi entrare? Boh, a quanto pare ho beccato la guida più stupida che esista. Ecco, questo qua è un materiale veramente molto carino. Ecco, l'ho già finito, perfetto. Bene, ma noi non ci scoraggiamo perché ne possiamo fare altro. Comunque, diciamo che adesso sto... Ah, non si può... Oh. Sto cominciando a capire un po' il tutto, eh. Tempo al tempo. Perfetto. L'ho messo ovunque? No, ho sbagliato. Ecco, ma se tipo io lo volessi rimuovere, come si fa? Hai dato che qua adesso entra, entra, dai, ti creo, anche, vai, vai, vieni, vieni, vaffanculo. Entra, vai, vai di, no, non, sarà impossibile farlo entrare, vabbè. Dov'è la porta? Entra! Questa terra non si può levare a quanto pare. Cioè non si può mettere qua il mattone, non so come si metta. Ditemelo, boh, nei commenti, ma poi comunque dovrei riuscirlo a capire più avanti da solo. Comunque, allora, vediamo se abbiamo qualcosa da mettere. Allora, possiamo farci giusto per far qualcosa. Allora, entra, entra! No, non era la porta aperta. No, ho pensato del rame a caso. Ma si può essere più scemi di così? Entra. Boh, eh. Entri. Ok, allora. Facciamo una struttura un po' più... Un po' più... Un po' più, avete capito, insomma. Ah, c'è l'albero. Poi è sospeso solamente per un blocchetto di terra. Sei entrato, bravo. Bravo. Fanculo. Allora, dato che ora sei entrato, non voglio perdere l'opportunità di perderti. Ah, non sai aprire la porta, meno male. Ok, quindi ora possiamo spaccare e... Lo stupido qua... Deve rimanere adesso bloccato qui dentro. Fanculo! Si apre la porta da solo! Oh, porca miseria. Cioè, tutta sta... Sto casino per poi sapere che lui si può aprire la porta da solo. Ecco, sì, devo sapere come le pare questa roba. Piccolo laggato, non so per quale motivo.
che palle quegli slime, che palle! Però non se la sa aprire, al contrario. Io, boh, credo di avere un... Boh... Credo di avere un microbo come guida. Cioè, non è una persona normale. Non si poteva fare la fornace. Si può fare una cassa. Intanto due conigli sono andati. Non so se sotto quale aspetta. Madonna. Comunque vi consiglio, anche se il piccone non è adatto al battling, però c'è. Ora che ci sono queste robe. Cioè, vi dicevo, ha un range più grosso, ha un range più alto, quindi è meglio, da quel punto di vista. Allora, dobbiamo in qualche modo incominciare a capire come si fa un letto. Innanzitutto mi servirebbe qua delle fiaccole, se è possibile. Ok, mettiamo qua. E poi dovrò capire anche come... Come levare questa terra da qua. E questo è un bel mistero. Ma neanche troppo piccolo come mistero. Ah, dov'è? Perfetto. Io ci farei anche una sedia adesso. Vediamo cosa si può fare. Un muro di terra. Io tipo vorrei eliminare un muro di terra. C'è qualche modo? Un tavolo di legno. Una spada di legno. Questa qua è una spada corta di rame. 5 danno corpo a corpo. 7 danno corpo a corpo. E perché sto guardando di più? Guarda, piangendo. Vabbè. Posso fare anche l'arco. Attenzione, posso fare l'arco. E noi ce lo facciamo immediatamente, le frecce ce le abbiamo, direi, però erano qui in cesta. Perfetto. No, che figo! Ah, poi si può anche recuperare, vediamo se riusciamo a fare la prima kill contro questo. Fighissimo! Vabbè ragazzi, anche per oggi è tutto, spero che questa mini puntata vi sia piaciuta, non so quanto mini sia stata, quindi probabilmente ho detto una cazzata però. Intanto da piccole laggate, cioè io gioco, poi però cioè io gioco senza lag al momento, solo che poi su Discord vedo che il file, ovvero quello che voi vedete, va sotto i 30, allora capisco che voi vedete un po' laggante e io no. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima, tenterò di capire come levare questo muro e tenterò di capire anche come fare un letto o perlomeno gli ingredienti che ci vogliono per completare quella ricetta. Ciao e ci vediamo alla prossima parte.